come suonare mentre dall'altra parte c'è un ospite famoso? Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Tra le situazioni che capitano più spesso quando devi suonare in un locale o in un evento è che il tuo set sia esattamente in contemporanea dell'ospite principale. Ed è una situazione, tra virgolette, spiacevole nel momento in cui anche quei tuoi super fan se ne vanno, perché comunque almeno l'inizio del set dell'ospite lo vogliono sentire tutti. E allora, come fare? Di certo non ci si può lamentare per questo, perché lo sappiamo fin dall'inizio comunque che c'è questa eventualità, e comunque, anche se può sembrare spiacevole, in realtà è una occasione da saper sfruttare, che può essere molto interessante. Quando c'è un guest piuttosto importante, comunque l'attenzione si catalizza sia nel scegliere dove andare, nel prendere il biglietto, magari fare anche tanti chilometri, ma anche poi soprattutto quando poi questo effettivamente suona. A maggior ragione nei contesti dove la musica è il catalizzatore principale, l'ospite fa la differenza. E allora capita nelle situazioni dove ci sono più palchi o più sale, più zone, più momenti, non si possa spengere tutto nel momento in cui c'è l'attrazione principale, diciamo così. E allora può capitare in questi momenti, e di solito vuol dire c'è quello particolarmente sfortunato che non ha modo di suonare né prima né dopo, ma proprio quando, nello specifico momento in cui suona il guest principale. Bene. Prima di tutto, le persone girano. Ti potrà capitare di non avere pubblico quando cominci a suonare, ma non è detto che ciò non succeda durante tutto il tuo set, perché comunque, anche se si tratta di un'ora soltanto, non sono tanti quelli che stanno fissi in un punto per tutta la serata. Sì, ok, ci sono quelli che si murano di fronte al sub e non li schiodi mai per tutto l'evento, anche fin dall'inizio quando la pista è vuota, e alla fine arriva il buttafuori e dovete tirar via con il muletto. Però quelle sono una minoranza del pubblico degli eventi, dei club, delle feste. Le persone di solito girano, e allora è bene farsi trovare sempre pronti. Quindi il tuo set deve essere un po' modulabile, diciamo così, perché devi essere sempre pronto a far partire una situazione dal niente. L'inizio può lasciare il tempo che trovi, perché appunto ti trovi in una situazione completamente vergine, però devi essere in grado di accenderla in un qualsiasi momento, devi essere in grado di renderla interessante in un qualsiasi momento. Una scelta può essere quella di avere un suono simile all'ospite principale, in una linea di coerenza con il tipo di evento, oppure di discostarti completamente. Ora, è normale, se uno va a sentire un tipo di personaggio, non vuole andare a sentire la brutta copia di quel sound, e allora tra l'originale e la copia avrà sempre la preferenza verso l'originale. Quindi io cercherei di discostarmi, anche proprio idealmente, da colui che sta suonando nell'altra sala. Ovviamente deve essere coerente con quello che fai. Può essere una scelta molto radicale di fare un sound completamente diverso, oppure puoi mantenerti affine, però non cercherei proprio lo stile dell'artista principale, perché appunto è lì in quel momento e sta suonando proprio in quel momento. Quindi chi vuole quel tipo di sound e lo va a trovare da un'altra parte difficilmente potrà essere attratto. Seconda caratteristica più importante, oltre alla capacità di alzare e gestire il ritmo in qualsiasi momento, è quella di avere un sound particolare che ti possa identificare. E poi, se in altri momenti puoi tenere blanda la situazione, in quel caso assolutamente no, devi essere molto incalzante, perché le persone, come girano per arrivare nella tua sala, possono andare via molto velocemente, e allora è bene non darle la minima possibilità di pensare sia una buona idea andarsene. Allora, in quel contesto, che tu abbia poco tempo a disposizione o che tu ne abbia molto, devi essere molto incalzante quando ci sono le persone, magari cambiare musica
molto spesso cercare di alternare dischi con una certa frequenza per fare il più possibile per tenere le persone lì. Quando riesci a creare una situazione, la soddisfazione è veramente grande perché stai giocando in un contesto molto difficile. Però può succedere che ciò avvenga e solo dopo che sei riuscito a creare un minimo di stabilità puoi suonare un po' più rilassato e magari nella parte finale del set puoi anche usare per, come dire, divertirti prima di tutto te stesso, ma anche rendere la tua situazione ancora più particolare, proprio perché hai già corso tutto il rischio della situazione, anche perché hai già faticato abbastanza e adesso puoi provare a dare quel pizzico di tocco di classe per concludere al meglio il tuo spazio. E attenzione, come molti DJ ricordano quando sono riusciti nel miracolo di creare un qualcosa in un momento veramente complicato o quando nell'altra sala c'era qualcuno di molto, dal nome molto pesante, così possono essere dei momenti, dei ricordi che ti porti dietro per molto tempo e che soprattutto ti forgiano, ti creano la tua, le tue capacità, la tua visione, il tuo occhio come DJ molto più di tante altre situazioni potenzialmente più facili. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguire tu a essere DJ. We'll be right back.